Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video delle leggendarie auto da corsa. C'è stata un'attesa lunghissima, ma finalmente siamo tornati. Oggi scopriamo l'uscita numero 86, la Mercedes V14 di Lewis Hamilton. Ebbene, eccoci qui, come sempre io di questo video ve ne avevo già parlato sui miei social, mi raccomando ve li lascio qui sotto, andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che esce sul canale, ma anche su tutte le novità che arrivano in edicola, è molto importante se non vi volete perdere qualche numero nello specifico. E questo ragazzi è proprio un numero assolutamente da non perdere, come vi stavo dicendo abbiamo fatto un'attesa lunghissima, c'è stato un ritardo enorme, ma finalmente siamo riusciti a mettere le mani su questa V14 che peraltro da qualche foto che ho già visto online e anche io guardando fuori dal blister mi è sembrata particolarmente bella. Ragazzi, ma come sempre prima di iniziare questo video io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist delle leggendarie auto da corsa dove potete trovare tutti quanti gli altri numeri che abbiamo fatto, mentre qui sotto vi lascio il mio gruppo Telegram Visio TV Modellismo, importantissimo se volete restare sempre aggiornati su questo mondo. Allora, io direi che finalmente ci possiamo dare dentro e iniziamo a scoprire questo modello. Vi stavo dicendo, mi sembra particolarmente bella e questa è una cosa che mi fa molto piacere. Comunque, come facciamo sempre, iniziamo dal fascicolino, l'uscita numero 86, leggendaria auto da corsa, la Mercedes AMG F1 V14 e-Performance Lewis Hamilton 2023. Il prossimo numero, ragazzi miei, sarà la Sauber di Robert Kubica. Sicuramente un'altra macchina molto interessante, questa assolutamente la prendiamo. Non so quanto ci sarà ancora da attendere, spero poco, però sicuramente la prenderemo. Allora, ragazzi, Mercedes V14, una macchina che non ha fatto grandi risultati, non ha vinto nessuna gara nel 2023, peraltro è stata protagonista della storia delle Zero Pots, che poi dopo a Monaco sono state tolte, perché effettivamente la Mercedes si è resa conto che la soluzione non funzionava. Sinceramente sono contento che abbiano scelto per questa configurazione, quindi le Zero Pots di inizio anno, perché secondo me caratterizzano di più la vettura, era fondamentalmente una scommessa che per carità non ha funzionato, però secondo me il modello meritava di essere rappresentato con questa configurazione. Ok, qua ci siamo. L'unica nota positiva, se non erro, è stata la pole position di Lewis Hamilton in Ungheria, quindi diciamo che tolta quella cosa. Allora, abbassiamo un po' la camera. Eccoci qui. Non c'è stato nessun altro risultato da segnalare. Comunque la macchina resta bellissima, come poi succede molto spesso con le Mercedes, raga, secondo me le Mercedes a livello estetico, un po' come le Ferrari, sono quasi sempre bellissime. Allora, vediamo un po' se ho aperto bene la carta, sicuramente qui ancora no. Quando ci troviamo costretti a tagliare queste benedette plastiche, che peraltro, come avrete notato, questa configurazione di cartone è stata aggiunta anche nelle grandi Ferrari. Vi ricorderete la B373 che purtroppo era stata confezionata in questo modo. Io tendo ancora, come facevo all'inizio, a tagliare la plastica, perché vi ricordate che all'inizio, non essendoci la Tega, le conservavamo nella loro plastica originale. Ormai mi è rimasta questa abitudine, però effettivamente, avendo ormai le Teghe, non è che serve a molto. Comunque, eccola qua, la Mercedes AMG F1 V14 e-Performance Lewis Hamilton 2023. Ragazzi, ammappa quanto è bella quest'auto. Allora, procediamo con il nostro cacciavite ad inserti con la punta a testa triangolare 2.7 e andiamo a togliere le viti, così possiamo liberare la nostra Mercedes dalla plastica protettiva. Vi devo dire, ero parecchio spaventato per questa uscita, insomma il caldo di questi giorni ci sta veramente facendo morire, e vi ricorderete lo scorso anno, nei mesi più caldi, arrivavano delle vetture con gli pneumatici praticamente squagliati. Fortunatamente questa Mercedes si è salvata e mi auguro fortemente che anche le vostre si siano salvate. Ragazzi, eccola qua, la V14 di Lewis Hamilton. Fa veramente un figurone, è proprio bellissima,
Ma iniziamo la nostra analisi. L'ala anteriore, secondo me, è qualcosa di fenomenale. Anche in questo caso sono stati riprodotti i flap tutti completamente divisi. Guardate che spettacolo, sono stati realizzati veramente molto bene. Sapete che io quando vedo questi flap divisi, insomma, sono sempre super super contento, e in questo caso devo dirvi che non possiamo dire da meno. Peraltro, ripeto, fatta veramente molto bene. L'unica cosa che dispiace è che sicuramente una trama di finto carbonio ci sarebbe stata benissimo. Peccato non è stata aggiunta. La possiamo però assolutamente vedere sulle sospensioni e anche sulle camere. Fatta bene, devo dirvi, pulita, fa un bellissimo effetto, quindi certo resta un po' di rammarico quando vediamo queste cose, perché fondamentalmente ci diciamo: ma se ce l'avete, perché non la utilizzate anche nei punti dove serviva? Purtroppo questo non lo sappiamo. Sicuramente gli pneumatici non sono un granché, vedete come sono un po' plasticosi con lo spacco al centro, questa è sicuramente la parte peggiore del modello. Poi abbiamo un tubo di vito, non vedo antennine, però dai, il tubo di vito c'è ed è stato realizzato anche abbastanza bene. La stessa cosa la possiamo dire per l'alo, purtroppo non c'è la trama di finto carbonio che ci sarebbe stata alla grandissima. Andiamoci a guardare l'interno del cockpit, abbiamo le cinture di sicurezza argentate, molto bello, stavo guardando anche il volante che non riesco bene a mettervelo a fuoco, ma ci sono un sacco di pulsanti colorati, c'è anche il display, la decals sulla parte superiore, sicuramente ben fatto. Troviamo di nuovo trama di finto carbonio sulla T-cam, vedete? È ovviamente colorata di giallo con i colori di Lewis Hamilton. Il fondo dell'auto, allora ragazzi, anche in questo caso sicuramente è ben scolpito, sicuramente è ben fatto, hanno aggiunto anche il tirante che non sempre realizzano per questi modelli, però anche in questo caso una trama di finto carbonio tipo quella a Burago sarebbe stata, secondo me, epica. Va bene? Come vi stavo raccontando, la configurazione è quella zero pods, vedete come le pance laterali sono praticamente soltanto accennate, anche l'apertura è piccolissima. Poi ala posteriore, anche in questo caso non abbiamo trama di finto carbonio, peccato, però la ritroviamo sulle sospensioni posteriori. Dopodiché andiamoci a guardare la zona del retrotreno, buono sicuramente lo scarico argentato, è stato fatto bene, anche il fanalino di coda mi piace. Quindi che vi devo dire ragazzi, è una macchinina da 9 su 10, no? Perché secondo me il 10 su 10 se lo sarebbe meritato con la trama di finto carbonio, per lo meno sull'ala anteriore e l'ala posteriore, va bene? Poi certo sarebbe stata 10 più se ci fosse stata trama anche sul fondo dell'auto. Comunque ragazzi, la macchina devo dirvi che è veramente molto bella ed è veramente fatta molto bene, quindi sono stra soddisfatto. Ne approfitto per farvi vedere anche la parte bassa dell'auto, buona, è stata riprodotta anche la zona che serve per misurare l'altezza da terra, adesso mi sfugge il nome, magari nei commenti se volete ricordatemelo. Comunque è questa sorta di lastra che ovviamente viene misurata dalla federazione per capire se la macchina tocca troppo il terreno. Bellissimi canali Venturi che secondo me sono stati scolpiti molto bene, vedete? Anche la parte bassa ha ricevuto un'attenzione particolare. Ne approfitto per farvi fare un'altra volta il giro dell'auto, peraltro stavo notando anche tutti i rivetti che sono stati realizzati molto bene. Ragazzi, la macchina tutto sommato secondo me fa veramente un figurone, quindi insomma sono contentissimo. Peraltro questa collezione, vi devo dire, è aumentata di prezzo, insomma sono arrivate in ritardo, possiamo dirne tante, no? Cose di cui lamentarci. Però una cosa positiva, soprattutto per quanto riguarda le collezioni di edicola, raga, è che questa opera sta migliorando di qualità, cosa che non succede quasi mai, anzi succede quasi sempre l'esatto opposto. Quindi i primi numeri sono bellissimi, poi dopo man mano cominciano a diventare più brutti, colorati male. In questo caso invece, insomma, hanno aggiunto questo dettaglio dei flap separati sull'ala anteriore, ragazzi, che è veramente qualcosa di esagerato. Anche modelli molto molto più costosi non hanno quel dettaglio. Hanno iniziato ad aggiungere trama di finto carbonio perlomeno sulle sospensioni, quindi ragazzi veramente non ci possiamo assolutamente lamentare. Eccola qua la nostra Mercedes AMG F1 V14 e-Performance Lewis Hamilton 2023. Ne approfitto per farvi vedere anche quella che non è ancora uscita sul canale, la V14 Burago Signature. Sto realizzando il video in questi giorni, molto presto arriverà. Questa è casa Burago. Allora,
Che cosa vi dicevo quindi? Dov'è questo trama di finto carbonio che sarebbe potuto essere inserito? Guardate l'ala anteriore, vedete? Con la luce si può assolutamente notare e questo è un effetto bellissimo. Ora per carità non c'è proprio paragone fra le due ali anteriori, qui i flap sono tutti attaccati. Però vedete questo effetto com'è bello e guardate che spettacolo sul fondo dell'auto, vedete? Questa trama dà proprio qualcosa in più, la possiamo trovare anche sull'ala posteriore. Quindi un modellino tanto, diciamo proprio anni luce indietro rispetto a questa 1A24 per tantissimi aspetti, perché effettivamente questa 1A24 ha delle caratteristiche infinitamente superiori, però insomma guardate queste due cose, queste trame quanto migliorano. Poi vabbè, il posteriore ragazzi in questo caso è bruttissimo, la nostra 1A24 è di tutto altro livello. Immaginate però che cosa sarebbe un mix, ok, fra le due auto. Secondo me sarebbe qualcosa di esagerato. Questa comunque è la V14 di George Russell. Ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like bellissimo come questa Mercedes. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto questo modello, se l'avete preso anche voi, se state continuando la collezione, tutto quello che volete, sempre con un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con il prossimo numero. Come abbiamo visto, la Sauber di Kubica la prenderò al 100%. Voi restate super sintonizzati qui da Visio e dalla Mercedes V14 di Lewis Hamilton. È davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.